consigliare hanno una scadenza di legge che sono 90 giorni dalla presentazione della proposta definitiva da parte di SGR Investire, che è il grande SGR italiana, e entro 90 giorni il comune deve dare una risposta. Se non la dà è come se fosse una risposta negativa. Dopodiché decade la proposta. Noi di questa proposta abbiamo parlato più volte, non abbiamo mai nascosto niente, le carte quando sono pervenute le abbiamo rese pubbliche. La struttura comunale, e qui io veramente devo ringraziare la direzione, diciamo, i dirigenti di settore tutti, perché hanno affrontato il tema da un punto di vista ovviamente tecnico-amministrativo, con grandi approfondimenti, e spero che questo sia anche una crescita professionale, voglio dire, ecco, per la nostra dirigenza, e non poteva essere altrimenti. Non voglio riassumerlo perché ne conoscete tutti i contenuti. Noi l'abbiamo guardato anche da parte mia, in particolare poi dell'assessore Cavalieri che ha accompagnato questo iter, con grande precisione su tre questioni. La prima, il valore di apporto dei beni comunali. Abbiamo sentito critiche, secondo noi ingiustificate, fuori da una logica di mercato, perché invece sono state fatte ben tre valutazioni con tre incroci diversi che sono stati. Sono stati Nomisma, che è la Nomisma, consulenza a livello nazionale, che è Indimi stessa, che ha deciso di poi di dare. Perché chi tira fuori i soldi fa una valutazione. Appunto, fa una valutazione. E Axia Re, che è un'altra società proprio specializzata nelle valutazioni immobiliari, e anche questa è di carattura nazionale. Di carattura nazionale. Da queste tre, questi tre approfondimenti sono emersi tutti e tre dei valori che sono valori corretti, congrui rispetto ovviamente al mercato. Due, ma questa operazione è sostenibile per il bilancio del comune? Cioè la sostenibilità finanziaria dell'operazione per il comune di Vicenza. Da questo punto di vista sono state analizzate tutti questi elementi che vi sto dicendo. Quali sono i canoni, valore dei canoni che il comune perde perché una parte della piastra commerciale, quindi per le monte eccetera, e non ci sarebbero più perché sono palazzi che vengono portati dentro il fondo. L'abbiamo valorizzato nei 18 anni di valenza del fondo. Abbiamo analizzato tutta la questione delle utenze. Cosa costano le utenze oggi in palazzi che sono completamente fuori dall'efficienza energetica? Quanto costano le utenze oggi? Quanto costeranno le utenze nei palazzi rivisti come da caratteristiche del fondo? Quali sono gli oneri di urbanizzazione che andremo ad incassare? Quali sono i valori dell'IMU che andremo ad incassare? Perché nel momento in cui un immobile più di proprietà del comune, finché è di proprietà del comune, il comune non paga l'IMU, ma nel momento in cui lo si conferisce bisogna che siano pagati l'IMU. E ancora il fatto che, siccome alla fine del fondo il comune erediterebbe un nuovo palazzo
caserma della polizia locale con gli uffici superiori e la nuova biblioteca Bertoliana dell'ex Giuliolo, nel momento in cui vengono conferiti questi valori stimati esattamente nella stessa cifra con cui noi abbiamo ceduto gli immobili, circa 20 milioni di euro, il comune è costretto a pagare l'IVA e quindi abbiamo anche considerato negli anni il valore dell'IVA. Questi ragionamenti che sono stati fatti portano da un punto di vista finanziario a dire che questa operazione costa, non nei primi anni, ma a partire dal 22 circa, barra 23, con un valore stimato, ma non è un numero della tombola, dell'otto, di circa 600.000 euro per il bilancio ordinario. Ed è stato stabilito che questa cifra è una cifra congrua, sopportabile per un bilancio di circa 80 milioni di euro, qual è il bilancio di parte ordinaria del Comune di Vicenza. Infine, non è stato completato, quindi sono molto trasparente, una terza parte che sono i rischi estremi che devono essere comunque misurati nel caso dovessero succedere delle situazioni di stress al fondo, gli immobili che devono essere venduti non possono essere venduti, nascono dei problemi in sede di realizzazione per cui il costo X non è più costo X ma può aumentare il costo. Quali sono le conseguenze in quel caso sul Comune di Vicenza? Ovviamente tendenti a una minimizzazione ovviamente da parte nostra in sede di regolamento a questi rischi. Ci siamo Non li abbiamo fatti, ma non volevamo darli anche a un consulente esterno perché ne verificasse l'effettiva congruità e non l'abbiamo fatto. Senza entrare nell'ulteriore dettaglio, quattro sono i pilastri di questa operazione straordinaria, che è un'operazione di circa 80 milioni di euro. Primo pilastro, li dico anche qui senza priorità, una nuova caserma della polizia locale con una parte di uffici comunali, un palazzo evidentemente nuovo ed efficientato, nella zona che noi vogliamo che diventi una zona di nuova centralità della città, che dalla TAV viene lasciata come una delle zone importanti per l'intermodalità della città e della provincia, che è la zona Domenichelli, ex ferrovia tra via Vicentina per capirci. Primo. Due, dare corpo definitivo alla nuova biblioteca Bertoliana, nella vecchia già scuola Giuliolo, fissando Via Reale come il luogo dell'aggregazione giovanile, dello studio, dell'approfondimento archivistico e giovanile della città, superando la situazione francamente imbarazzante di decadenza di alcuni immobili attuali, in particolare di San Giacomo. Terza colonna, la trasformazione di Palazzo degli Uffici in un hotel importante nel cuore della città che si sta presentando a livello nazionale ed europeo come una città d'arte e turistica, ma con una carenza dal punto di vista ricettivo. E infine la quarta colonna, l'ex tribunale di Santa Corona trasformato in un grande garage multipiano al servizio del centro commerciale più bello e anche della residenza che è il centro storico di Vicenza, con tutta la ricaduta nella liberazione di spazi attualmente tipo palazzo, tipo Piazza Matteotti eccetera, occupati impropriamente. Queste sono le quattro colonne, questi gli elementi
noi abbiamo portato Invimit. Invimit non è uno speculatore privato, Invimit è una struttura pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del MEF, che ha come compito investire per la riqualificazione urbana, per le riqualificazioni urbane, tra l'altro facendo un investimento con un tasso di interesse del 3% più inflazione che nessuno è in grado di darti, nessuno. L'operazione è un fondo chiuso, non verrebbe collocato in nessun modo, non c'è nessun rischio, ed è un fondo fatto interamente di livello pubblico, con una SGR di gestione la cui identificazione passerebbe attraverso una gara. Potrebbe essere questa, potrebbe essere una. Avete capito che ho parlato al condizionale. Perché? Lo dico con estrema chiarezza. Se io non fossi a fine mandato, questa operazione non la mollerei. Perché ritengo che sia importante, quando si amministra, occuparsi della quotidianità, delle cose anche piccole, che però sono inerenti alla qualità della vita, voi ce le ricordate attraverso i vostri servizi e sono importanti, ma è altrettanto importante la spinta verso il futuro, guardare come una città può evolversi, e tu devi spingerti ben oltre il tuo mandato. Andare lontano anche di due, di tre mandati, se ti capita un'occasione come questa. Quindi sarei andato avanti, assumendomi tutte le responsabilità. Non siamo in questa fase, anzi sono negli ultimi mesi del mio e del nostro mandato. Allora avevo bisogno di essere, come dire, rincuorato. Grande delusione per le minoranze, per come hanno reagito, di fronte a una cosa che non è né di destra né di sinistra, ma è un meccanismo che andrebbe valutato e, perché no, abbracciato, magari facendone oggetto poi di proprie riflessioni per gestirlo, e uno si candida a vincere le elezioni per gestire al meglio tutte le fasi successive che non gestirei io. Dalle minoranze abbiamo raccolto, attraverso le vostre pagine, posizioni durissime di svendita del patrimonio comunale, di sleale, di finanza creativa, di disastri per il comune, di speculazione e quant'altro. Quindi ho capito che l'idea un po' anglosassone di affrontare il bene comune indipendentemente dalle posizioni e poi lottare per diventare maggioranza non c'è, siamo le solite. Quindi nessun apporto positivo dalle minoranze, e nessuno dei candidati sindaci che ho capito essere per il momento in campo, più o meno di bandiera, nessuno ha ritenuto di spendere una parola, forse magari perché non la conosco e non hanno avuto voglia di approfondimento. Invece in politica bisogna sempre approfondire. Chiusa la parentesi, scusate, mi sto allargando su campi che non sono i miei. Allora, lì niente. Sulla mia maggioranza ho preso atto del parere che il Presidente della Camera di Commercio ha espresso in un'intervista negli ultimi giorni, che sostanzialmente mi è sembrato, a nome, se dico una sciocchezza sarò identificato, mi è sembrato a nome, per conto non suo di Camera di Commercio ma delle categorie economiche presenti in Camera di Commercio, ha espresso una valutazione positiva. Però poi c'è la mia maggioranza, l'attuale maggioranza, che sta andando verso la conclusione, e da domenica scorsa il candidato sindaco del centro-sinistra che ha vinto le elezioni primarie.
evidentemente ho fatto degli approfondimenti, perché avevo posto come, diamo pure la parola giusta, come condizione che un'operazione di questa natura avesse la unanimità di consenso forte, almeno della mia maggioranza, e magari essere oggetto di una bandiera che viene presa e portata avanti nella campagna elettorale, non da me che non posso, ma da chi si è candidato a fare questo. Ho preso atto che all'interno della maggioranza non c'è questa unità importante, non intendo a fine mandato creare lacerazioni all'interno della mia maggioranza, e parlando con il candidato sindaco, che devo dire ha avuto un rapporto molto corretto, gliene do atto, sarebbe stato un guaio che fosse stato diverso nei miei confronti, perché il candidato dice: ma io non voglio certo avere nessun diritto di veto su niente, non posso averlo, sono semplicemente un candidato e tutta la responsabilità del sì o del no ricade ovviamente sul sindaco in carica, non su chi si prepara. Quindi ha voluto precisare questo e lo ringrazio. Credo però che egli pensi al fatto che c'ha un apprezzamento forte nei confronti dello strumento, del fondo immobiliare, un apprezzamento dello strumento, però anche la necessità di ulteriori approfondimenti anche sulle scelte di destinazione. Tutto molto legittimo. Peccato che noi entro l'8-9 di gennaio dobbiamo dire di sì o di no, altrimenti l'operazione cade, i 51 milioni di Invimit verranno evidentemente cancellati. Alla domanda: ci sarà possibilità in futuro? Risposta: beh, così com'è, intanto quei 51 milioni saranno tolti, diciamo, dal tavolo. Il progetto decade, non si può dire mai del futuro, però bisognerà ripartire con nuove relazioni e non quelle che avevamo costruito noi. Tutto ciò premesso, ne ho parlato in giunta e quindi con amarezza, avete sentito prima forse una battuta dell'assessore Della Pozza, che capisco, e penso anche adesso do la parola all'assessore Cavalieri, che ha seguito per la parte finanziaria questa operazione da quasi 2 anni. Faccio anche un'autocritica, forse l'abbiamo tirata lunga, però io avevo bisogno di fare tanti approfondimenti su questa operazione. Tutto ciò premesso, mi assumo da sindaco e ci assumiamo come giunta, come esecutivo, la responsabilità di finirla qua, di bloccare questo progetto, non essendoci, a mio avviso, le condizioni politiche per poterlo portare avanti in questa parte finale del mio mandato. Punto. Ho finito. Ok. Ovviamente aggiungo solo una cosa, che io credo di non avrò nessun ruolo nel futuro, ma laddove mai avessi un ruolo da portiere, non so, fanno portiere di un palazzo qualsiasi di Roma, da portiere cercherò di lavorare accanto al sindaco che mi succederà, perché possa essere riprese ragionamenti di questa natura che farebbero solo del grande bene a Vicenza. Per il momento ha vinto la prudenza, la modestia e anche la provincialità. Questo è quello che volevo dirvi. Domande? Quanto non era compatto la maggioranza di questo Movimento 5 Stelle? No, non intendo rispondere, non ha un pensiero, diciamo, anche sul concetto delle destinazioni, capisci che è molto importante questo. Parliamo di giunta o di maggioranza in senso più ampio? Di maggioranza nel senso ampio, che ovviamente risente anche del periodo, no? Che abbiamo operazioni molto importanti ancora da concludere in Consiglio Comunale, ivi compreso quella di cui abbiamo parlato prima, e io
non intendo mettere elementi, come dire, di come si dice quando uno... Di frizione che possono essere pericolosi per tante altre operazioni di fine mandato, per un bilancio, insomma, io non sono uno sciagurato, sono una persona che ha sempre affrontato le cose con molta... Volevo però che l'assessore dicesse quello che crede. Non scarico la responsabilità addosso a Otello della Rosa, per capirci. Io ho considerato e la responsabilità me la assumo io, questa scelta con la mia giunta. Scusate, voglio essere chiaro perché non vorrei essere stato interpretato, però ho guardato, analizzato e poi ho fatto una sintesi di cui mi assumo tutta la responsabilità. Sì, neanche io sono una sciagurata, evidentemente, lo sapete bene, sono prudente, e quindi capisco che arrivati a questo punto un progetto così complesso possa avere delle sue difficoltà politiche, non tecniche, politiche nel suo proseguimento. La mia posizione personale, il premio di vista personale, è che comunque ritengo che si perda un'opportunità importante, perché 50 milioni di euro sul territorio che creano investimenti e lavoro sono un'opportunità che viene persa sostanzialmente. Gli immobili non si riqualificano né si vendono con le chiacchiere elettorali, ma con le risorse che non erano trovate. Quindi questo per me è la mia posizione. Chi dice che è un'operazione rischiosa, mi riferisco appunto anch'io alla posizione delle minoranze che peraltro hanno, se sono la parte politica, per cui dovrebbero anche essere in linea un po' con le categorie economiche, abbiamo visto che le categorie economiche invece danno un supporto all'operazione. Chi dice che è un'operazione rischiosa non ha letto le carte, perché se leggevano le carte, noi abbiamo lavorato 2 anni, soprattutto per, in questi 2 anni ci sono serviti non tanto per impostare l'operazione che era impostata già 2 anni fa, ma per limare i rischi e per fare sì che l'operazione non fosse un'operazione finanziaria ma fosse un'operazione immobiliare. Quindi invito anzi le minoranze o comunque chi critica l'operazione come un'operazione di tipo di finanza creativa o finanziaria a leggersi bene le carte, visto che sono anche... dopo lo dico. E mi sarei aspettata insomma che ci fosse una posizione non tanto di preconcetto ma di analisi razionale, perché così, come diceva anche il sindaco prima, mi fate la politica secondo me, quindi con un'analisi e non prendendo paura delle cose nuove. C'è un tema forse che il sindaco non ha detto prima: attenzione che questa operazione, il non fare questa operazione, non solo perdiamo un'opportunità di 50 milioni di euro, ma consegna, diciamo, le amministrazioni future avranno un tema di costi di manutenzione straordinaria sugli immobili che ora rimangono tali e quali, che noi stimiamo essere nei 18 anni. L'apparato tecnico del comune ha stimato, non noi politicamente. Essere sui circa 15 milioni di euro sui palazzi abitati dalle funzioni, diciamo, comunali, quindi non i palazzi abbandonati, che quelli, voglio dire, lì evidentemente non ci sono le risorse per riqualificarli e rimarranno così, ma proprio i palazzi, intendo Palazzo Uffici, intendo Palazzo Costantini, Palazzo Negrisolo, quindi tutti i palazzi, e altri circa 2 milioni di euro per semplicemente puntellare e tenere in piedi i palazzi che non verranno riqualificati. Fine dell'ex, perché anche i palazzi sui quali poi non si investe devono essere comunque, devono essere fatti degli interventi di minima per poter vedere. Questo, quindi parliamo di circa 17-18 milioni di euro di investimenti che dovranno essere fatti nei 18 anni. Questi investimenti non è che non potranno essere fatti nel bilancio, perché nel bilancio potranno essere fatti, però voi sapete che il nostro bilancio di investimenti è fatto di una capacità di investimento di 6-7 milioni di euro all'anno, per cui significa che in alcuni anni un terzo del bilancio di investimento del comune dovrà essere investito. Quindi il mio successore dovrà investire molto sugli uffici e meno sulle strade, sui parchi. Si stima che questi mutui qua sostanzialmente causano un onere finanziario più o meno pari a 700-800 mila euro, che è l'equivalente dell'impatto che avremmo.
Ok, io veramente non ho nessun'altra dichiarazione da fare, quindi prego di non chiedermi ulteriori, anche perché devo scappare di là, ci sono altri temi.